Benvenuti in questo tutorial su Arcadia e oggi vediamo come procedere a creare un livello superiore e poter poi copiare quegli elementi già presenti di base della struttura da un livello ad un altro. Allora, innanzitutto qui abbiamo un piano ben definito, quello che non ci resta è andare a inserire il solaio, quindi andiamo su soffitti e utilizziamo la funzione soffitto automatico. Con la funzione soffitto automatico mi permette quindi di andare ad avvicinarmi sul perimetro del mio edificio e automaticamente lui mi va a creare quello che è il solaio. Una volta che ho inserito il solaio, procediamo quindi sulla gestione progetto. Selezioniamo il livello attivo, quindi il livello 0, e vediamo qui ci sono una serie di icone. Qui c'è aggiungi un piano sopra, aggiungi un piano sotto, elimina un piano, inverti praticamente il piano dal piano sopra al piano sotto. Quindi posso anche invertire quelli che sono i piani. Al momento sono disattivi perché abbiamo solo un livello. Procediamo quindi a creare un piano sopra. Quando io creo un piano sopra, mi ripropone quella che è la finestra delle proprietà del livello. Vado a inserire il livello, quindi in questo caso il livello 1, l'altezza complessiva da terra. Ovviamente l'HC comprende anche lo spessore del solaio, del piano superiore. E quindi vado a, qua posso avere un layout di anteprima, dove io vado a calcolarmi quindi l'altezza da terra effettiva del mio secondo piano, del piano primo. E vado a cliccare su OK. A questo punto mi ha creato un secondo livello, quindi è in grassetto e attivo. Se vediamo bene qui, forse non ci abbiamo fatto caso. Se io riclicco sul livello 0 diventa più scuro. Se invece passo sul livello successivo, quello sottostante diventa un grigio chiaro, come se fosse disattivo. Potrei anche spegnerlo, però a quel punto non vedrei quello che ho disegnato nel piano terra. Avendo attivato il livello 1, io posso procedere al menu architettura e utilizzare sempre il muro per tre punti o muro continuo a seconda delle funzioni che voglio utilizzare. Posso quindi andarmi a disegnare il muro del piano livello 1. Ad esempio, facciamo un esempio, eccolo qui. Vedete, man mano io sto disegnando questa parete. In alternativa, adesso vado a disattivare, vado praticamente a cancellare di nuovo il mio muro e vediamo adesso come posso sfruttare quello che ho già disegnato e portarmelo al piano superiore. Automaticamente andiamo un attimo ad a rimpicciolire un po' la finestra 3D che la passiamo un po' in secondo piano. Allora andiamo un attimo sul livello 0, l'ho riattivato. Qui in basso nella finestra gestione progetto ho copia elementi. Io posso copiare tutti gli elementi di architettura che ho inserito. Ad esempio, mi vado a inserire solo quello che mi serve, in questo caso i muri. Quindi faccio copia, ok, vado sul livello 1 e faccio incolla. Sostituire gli elementi esistenti con gli elementi già degli appunti? Sì. A questo punto, vedete, ora allargo un attimo di nuovo la finestra, mi ha ricopiato tutti gli elementi che avevo disegnato nel piano terra anche sul piano 1, sul primo piano. Poi, ovviamente, andando a lavorare sul livello 1, io posso scegliere di cambiare quello che è la rappresentazione poi effettiva del livello. Quindi in questo caso sicuramente la porta garage non c'è, posso mettere una finestra, posso progettare quindi un altro elemento e così via. In questo modo io ho definito una struttura, quindi vado a cambiare anche la parte relativa alle pareti, vedete? Quindi io potrei anche attivare la vista 3D e andarmi a selezionare gli elementi singolarmente e posso, oppure selezione multipla tenendo lo shift da tastiera, control da tastiera, ok, e quindi andare ad eliminare tutti i muri interni che
che non mi sembra in modo che ho generato quindi un piano che poi io devo andare poi a disegnare, a ricambiare, a ristrutturare. Quindi questo mi permette quindi anche di velocizzare quello che è l'inserimento di piani all'interno di una struttura.